Amici di InterTV.it, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli a Obiettivo Inter. Siamo alla fine di una settimana importante, almeno di settimana per Obiettivo Inter, però è già l'antivigilia di una nuova giornata di campionato, quinta giornata Inter-Cagliari domenica. Parleremo di questo e di tanto altro con i nostri ospiti, con voi amici da casa che potete scriverci, ma anche chiamarci, prenotatevi anzi. Da subito, come al solito, non sono solo, a fianco a me Tiziana Febraro. Ciao Tiziana. Ciao Michele, un saluto a tutti i nostri amici di InterTV.it, Obiettivo Inter, il talk show dell'interista. Io lo sottolineo sempre perché qua gli interisti sono di casa e, come dicevi bene tu Michele, potranno questa sera partecipare con noi, come sempre, con le chiamate e con le loro email, e anche interagire con i nostri ospiti, perché parterre ricco questa sera che vado subito a presentare. Io dico Tiziana, scusa, prima degli ospiti. Obiettivo Inter, la prospettiva cambia, perché ecco, prima ci siamo sempre lamentati, no? Non c'è il giusto spazio, non possiamo dire la nostra, sono di parte, parlano dell'Inter in un certo modo. Adesso ogni sera, da lunedì al venerdì, in tutta Italia possono trovare gente che non interista, non si può definire, no? Il perché del nostro nome, giustamente, certo. Michele, hai fatto bene a ricordarlo. E ricordo e saluto soprattutto i nostri ospiti. Parto da Francesco Cappuccio, giornalista nonché interista ad hoc, ovviamente. Ben trovato, Francesco. Grazie, buonasera a tutti. Vi saluto con molto affetto, vi fa piacere ritrovarci qui. Ciao Francesco, bentornato. E accanto a lui l'esperienza di Giancarlo Besana, volto noto di InterTV, nonché giornalista, ricordiamolo. Buonasera a tutti. Beh, insomma, hai usato un delicatissimo eufemismo per non dire questa cariatide. Questa no, è la verità. No. No, io... Per il resto va tutto assolutamente. Bene. Assolutamente. Non è vero. Io aggiungerei maestro, anche se stasera parleremo non solo di maestri del giornalismo, ma anche di maestri di calcio, anche se c'è qualcuno che non è d'accordo. Tu sai, Giancarlo, che mi riferisco a uno che ha le iniziali per doppia Z, non è Zorro. Sì, sì, sì. abbiamo capito. Intanto volevo fare i complimenti alla co-conduttrice, perché in un regime di millantatori, di cialtroni, ritrovare delle professionalità vere e non ostentate è una cosa bellissima. E non lo dico perché sono qui ospite in questo talk show tutto nerazzurro, lo dico con convinzione. Sto facendo, scusami se rubo un po' di spazio, una piccola battaglia personale. Emozioni in diretta. Una piccola battaglia personale, non per me, ma per valorizzare in campo giornalistico e soprattutto in questo settore, diciamo, del giornalismo calcistico. Un po' bistrattato. Ecco. Del giornalismo sportivo. Sto facendo questa battaglia perché escano i valori veri, ci siano delle gerarchie che si vanno cristallizzando in base al merito e non a tutte le altre componenti da cui mi astengo, che mi astengo a sottolineare. Se mai torneremo su questo discorso. Ti ringraziamo intanto. Grazie, Giancarlo, per la fiducia. Grazie, assolutamente. No, basta coi cialtroni e i millantatori. Avanti chi vuole imparare, chi si appresta umilmente a imparare, e impara in fretta e poi insegna agli altri. Ma basta coi cialtroni e basta con i millantatori. Chi vuole capire, capisca. Intelligenti pauca, avrebbe detto Lotito, qualche dice. Volta Lotito ha ragione. Intelligenti pauca, pauca. A buon intenditor poche parole. Bene, ho finito. Grandi, belle parole di Giancarlo Besana, davvero ti ringraziamo. Alla sinistra, continuiamo alla sinistra. A salutare i nostri ospiti, quindi fascia sinistra con Maurizio Fusco, un volto super noto di InterTV.it, nonché anche membro dell'Inter Club Templari. Ben trovato Maurizio. Grazie, ho un immenso piacere di rivedere Francesco e Besana, perché è veramente... potrebbero essere benissimo due cavalieri templari, soprattutto Besana, quello che ha detto, e dopo di Francesco lo so già perché ci conosciamo, ma Besana non l'avevo mai visto sotto questo aspetto guerriero, un classico templare. Immagino tu devi Maurizio sciogliere che... un ode all'amico risanato, perché Maurizio, anche questo c'è un gran bel templare parte. Potrebbe essere anche il nostro dottore commercialista lui, Giorgio Rubini. Ben trovato, io non Giorgio. L'ho anche citato perché lui, cioè, proprio grande livello.
se lo dice Maurizio. Ciao Giorgio, bentornato. Buonasera ragazzi, buonasera. Siamo partiti con i fuochi d'artificio, quindi... È vero. È abbiamo appena puntata prologo, il prologo di Besana è stato straordinario. Bellissimo, è vero. C'è tanta carne al fuoco questa sera. Abbiamo, lo sottoscrivo appieno, ovviamente. Abbiamo tanti temi, naturalmente Giorgio sarai chiamato in causa perché... Torna più che mai d'attualità il financial fair play, quindi FFP, anzi. Prendo quindi non, come, non da appassionato di calcio, ma mi fate, lavorare, di calcio mi fate lavorare anche quando vengo a divertirmi un paio d'ore. Come sai Giorgio, poi avremo come sempre al venerdì i nostri pronostici su cui ci potremo sbizzarrire e giocare le nostre personali schedine, però prima i contatti e i punti di riferimento, il nostro sito intertv.it dove potete trovare tutte le rubriche aggiornate, tra le quali di oggi Interrail, proprio di Tiziano Febraro, che vi spiega un po' quello che ci aspetta domenica. C'è il Cagliari che arriva a San Siro, tra l'altro di Tommaso Giulini, ex... Anche interista. CDA dell'Inter, CDA amico anche della, della famiglia Moratti, soprattutto anche la famiglia, ma anche il papà. E prima di questo, doveroso, ricordiamo, ormai manca pochissimo, domenica prossima, non dopodomani, ma l'altro è il 5 ottobre, la festa del compleanno. Il nostro compleanno, eccola qui in onda, ci vediamo il 5 ottobre a Lord Byron di Cologno Monzese, Viale Piemonte 33, raggiungeteci in tanti sin dal pomeriggio perché si mangia e si festeggia alle 17 di pomeriggio, si anche alle 18, anche. Si beve anche, prezzi poi, popolari, prezzi popolarissimi, 15 euro, quindi compresa sia la bevanda che il mangiare per tutto il pomeriggio, a quantità, a volontà, anzi a volontà in quantità, e quindi poi potremo vedere la partita insieme la sera Fiorentina-Inter. Per noi è importante che arriviate di pomeriggio perché possiamo prima festeggiare insieme e poi concentrarci sulla partita la sera, la prima vittoria in trasferta che l'Inter deve raggiungere in questo campionato, pensando poi anche alla trasferta dell'anno scorso che fu una delle partite migliori dell'Inter la scorsa stagione, quindi assolutamente. Oggi però è 26 settembre, prima di addentrarci nei temi della stretta attualità di Inter-Cagliari, oltre a fare un grandissimo augurio alla nostra Erika Gallo, che abbracciamo e salutiamo perché è il suo compleanno, per lei si può dire l'età perché è giovanissima, quindi 25, raddoppiamo il 25, arriviamo a 50. 50 anni fa, proprio il 26 settembre, per la prima volta una squadra italiana e anche europea arrivava sulla vetta del mondo. Quindi vediamo proprio da intertv.it gli auguri ai primi campioni del mondo italiani, l'Internazionale Football Club di Milano, che vinceva nella partita che io ho ribattezzato la più lunga della storia, perché durò, pensate, 300 minuti, 90 all'andata, 90 al ritorno e 120 con supplementari annessi a Madrid nella bella del 26 settembre 1964, per poi decretare chi in effetti meritava di più quel titolo 50 anni fa, no Tiziana? Un gran bel tuffo nel passato, Michi, mi dispiace, io non l'ho vissuto in prima persona perché sono un po' più giovane, però l'ho vissuto tramite a meno di i ricordi, che le c'ero. Celebrazioni, infatti io c'ero. Giancarlo, subito da te Giancarlo voglio un aneddoto. Ti chiedo subito, 9 settembre perdemo 1-0, dico perdemo nel aiutami senso a ricordare, 9 settembre 1-0 per l'Independiente, una partita, un'accoglienza infernale lì in Argentina, ritorno 2-0, Mazzola e Corso, pugni, botte. Sì, esatto. Sì, bravo. Il ritorno 2-0, Mazzola e Corso, la bella tra cui, di cui tra l'altro tra poco vedremo anche le immagini di questo gol di Corso, ai supplementari con uno stadio Madrid che aveva perso la finale contro l'Inter quell'anno in Coppa Campioni e quindi tifava a favore dell'Independiente, invece Mariolino Corso, ma poi una grande Inter che arriva al trionfo. Mi metto in carrozza. Che ricordo hai di quei Mazzola, Corso, Suarez, di quella grande Inter? Quella è la mia Inter per eccellenza, per ragioni anagrafiche. No, anche la mia. Poi ci sono state anche altre Inter, ma per me, io quando penso Inter, penso a quella edizione dell'Inter, anche perché era l'Inter del mio papà. Mio papà Andrea, che per primo mi indusse in questo vizio purtroppo che non ho più perduto, no? Quindi era la sua Inter ed era la mia Inter, io avevo 21 anni, quindi in quel periodo. I miei gioielli sono sempre stati Mazzola, Corso, Suarez, stiamo vedendo intanto qualche immagine di quei tempi supplementari. Poi ecco, tieni presente che tardivamente poi sono diventato, posso dire amico, senza tema di smentite, di Mariolino Corso, che non è che conceda facilmente la sua amicizia, perché è un personaggio un po' scorbutico, anzi magari ci stai sentendo, ciao Mario, magari vieni a trovarci. E sai, vedere che il gol decisivo, se non ricordo male,
lo stoppò di petto prima di calciare. Il gol decisivo lo realizzò proprio Mario Lino Corso, che non era un grande realizzatore, aveva tantissime altre doti, era un grande assist man, era un formidabile calciatore di il punizione, sinistro di Dio. Il sinistro di Dio, ma non era propriamente il goleador. Vedere che proprio Corso, che era tra i miei prediletti in assoluto, decideva quella gara fu davvero emozionante. A distanza di anni ti trovi con Corso a fare una trasferta e chiacchierando gli chiedi di queste cose qui, di questi episodi, lui per carattere uno che dice sì però è il passato, sì però tu sei emozionato, sei seduto in macchina di fianco a una leggenda e gli dici ma come hai fatto a fare quel gol lì? E lui dice ce l'avremo, no, chiedo alla regia di non mandare l'audio perché lo dobbiamo svelare tra poco, è una sorpresa. Adesso c'è un collegamento telefonico invece. L'hai visto, come correva? Sì, no, abbiamo intravisto ma era solo un'anticipazione perché dovremo vederla. Il bello deve ancora venire. Ecco appunto, tra poco, in regia vogliono un po' andare a anticiparci, invece no. Che andavano piano, vabbè, per il tipo di riprese, per lo sfarfallio del bianconero. Andavano piano. Chi ha visto questa partita qui? Ragazzi, quella era veramente i gladiatori nell'arena. La battaglia. Cioè in Argentina, soprattutto lì in Argentina. In Argentina sono successi, oggi, cioè io, sarebbero andati espulsi 25 giocatori, sì, anche fuori. Cioè, tanto Maurizio al punto di doverla sospendere poi a un certo punto la Coppa Intercontinentale, perché ogni volta che si andava in Sud America era una guerra. Tant'è vero che le prime edizioni l'hanno vinta quasi sempre. Altro che adesso, che appena ti sfiorano, sceneggiate. Infatti Vidi ci ha già detto, ha fatto già capire che qui in Italia fanno un po' le signorine. Cioè non è la roba da mammolette. Michele, guarda per esempio, anche da queste immagini, lo vedi Corso, no? Non sembra avere esattamente quello che uno immagina sia il profilo del grande atleta, il grande gladiatore. In realtà era soprattutto un giocatore di calcio straordinario, non era chiamato a fare né con i calzettoni abbassati, né lo esatto Zatopek della situazione, né il Lewis, il velocista. Lui è un calciatore, magari con i fianchi larghi, con una muscolatura discutibile anche degli arti, però un'arte calcistica, appunto, un'arte calcistica, una capacità tecnica e un'intelligenza tattica che oggi è difficile a riscontrare. Molto molto certo. Non devo interrompere un attimo, scusate, prego. Perché abbiamo al telefono, non era ancora nato nel 64, ma è un grande studioso della storia, non solo dell'Inter ma anche del calcio più in generale. Ricordo alcuni titoli, no, di libri scritti tra Giuseppe Meazza, Peppino Prisco, Una penna a due colori, quindi storie importanti, e anzi vi invito a leggerli. Abbiamo al telefono Marco Pedrazzini, ciao Marco. Ciao Michele, grazie per avermi chiamato, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Volevo subito entrare nel vivo. Ciao a tutti, volevo subito entrare nel vivo della discussione. Ho avuto modo di sentire l'amico Besana che parlava del grandissimo Corso. Ciao Marco. Ciao, effettivamente, come racconta lui, si potrebbe dire che era un grandissimo giocatore a metà, perché giocava solo col sinistro e il mago diceva che il piede destro lo usava per salire sul tram, quindi era comunque veramente il prototipo del fuoriclasse, aveva un piede solo, quindi questo spiega anche la sua grandezza. Forse anche un non atleta in qualche misura. No? Esatto. In qualche misura. Io dicevo, Marco, quella è stata la partita più lunga della storia perché si è dovuti andare ai supplementari della terza partita per designare la vincitrice. Sì. Poi l'anno dopo l'Inter la rivinse con una vittoria e un pareggio, proprio sempre contro l'Independiente, la Coppa Intercontinentale. Sì, era una squadra fortissima. Io, visto che mi hai chiamato per raccontare due aneddoti di O, e parto da 15 giorni prima, quando l'Inter ha giocato a Buenos Aires, comunque in un clima veramente pesante, ma non solo in campo e sugli spalti, perché ci fu un episodio anche due giorni prima della partita in albergo, che un'accusa da parte di una cameriera al mago Herrera di un approccio sessuale. Sì. E questo per creare appunto problemi all'Inter e a tutto lo staff dell'Inter. Il mago ebbe quella capacità di riderci sopra e disse: fate vedere in TV questa cameriera, così tutti vedranno che è contro ogni tentazione. E questo tipicamente episodio... grande. Sì, le provarono tutte, insomma. Sì, sì. sì, sì.
Sì, Mago è uscito anche da questa situazione che era comunque pesante, che faceva capire il clima che l'Inter andava ad affrontare nel match due giorni dopo. Perse 1-0, come voi state già raccontando, vinse 2-0 poi a Milano, nello spareggio di Madrid, partita durissima sotto la pioggia, crampi da tutte e due le parti, partita difficilissima, e ricordiamo anche che il pubblico di Madrid sosteneva ovviamente l'Independiente, non l'Inter. Sì. Anche qui ci fu un'altra frase che passa alla storia, sempre del Mago, davanti alla gioia di Moratti, però la dichiarazione di Moratti che disse: non abbiamo giocato bene, eravamo schiacciati in difesa. Il presidentissimo andava a vedere anche l'estetica. Giustamente il Mago rispose: presidente, guardi che fra una settimana tutti si saranno dimenticati del gioco, fra 100 anni tutti ricorderanno questa vittoria. Bene, ne sono passati 50 e tutti si ricordano di questa vittoria. La stiamo ricordando. Siamo qui a celebrarla. È vero. Esatto, esatto. Quindi fra 50 anni saremo ancora qui a celebrarla. Spero tutti. Marco, c'è anche l'orgoglio di essere stata la prima squadra italiana, perché il Milan l'anno prima ci provò, però sì, perse lo spareggio. Sì. Diciamo che a onor di cronaca e di storia il Milan perse in un clima terribile come quello dell'Inter, quindi sì, furono massacrati, ci fu un arbitro che fu nettamente per gli avversari, però comunque l'Inter raggiunse questo storico traguardo e, come ti accennavi tu, l'anno dopo rivinse ancora una Coppa in una partita ancora difficile in casa loro, quindi un'andata e un ritorno. L'Inter veramente dimostrò tanto in quegli anni. Carlo, scusa se mi permetti. Marco, scusami, mi è piaciuta tutto quella parola che hai detto. C'era un arbitro che era contro il Milan, alla faccia di tutti quelli che dicono che gli arbitri non contano niente, che gli episodi non contano niente. Un'altra riprova. Ti ringrazio tanto per questo assist che mi hai dato. Marco, volevo dirti una cosa. Quell'Inter... Beh, è storia, non si può negare, non sì, si può negare l'evidenza. Scusa. Sì, sì. Dicevo, Marco, quell'Inter... perfino nella figura del suo presidentissimo, aveva immeritata fama di essere avara, di essere sparaglina tatticamente, di essere esageratamente difensiva, tutte etichette che, ripeto, questa squadra non meritava, perché intanto bisogna partire dal presupposto che difendersi nel calcio, come nel pugilato, come in qualunque sport, è intelligenza e non è certo mezzuccio. E poi bisogna capire, quest'Inter faceva sì una sorta di catenaccio, che qualcuno trova termine spregiativo, io no, però aveva una capacità di contropiede, io uso il vecchio termine, bravissimo, e non ripartenza, bravo, una capacità fulminea di partire in contropiede e di sorprendere l'avversario. Questa squadra merita di essere ricordata non per la sua capacità difensiva o il suo difensivismo, ma per la capacità di ribaltare rapidamente il fronte e colpire l'avversario. Con frecce come Jair Mazzola, che partivano lanciati da Suarez. No, cioè, quest'Inter giocava con Jair, che era un'ala destra pura, con Mazzola, che era il numero 8, che era un centravanti, con Milani o Peirò, che era una punta, esatto, con Suarez, che era un giocatore di un'eleganza straordinaria, e con Mariolino Corso, che tutto era salvo con difensore. Sentiamo Marco, prima di salutarlo, se voleva aggiungere qualcosa, anche una mia curiosità personale, se in questa squadra di tanti leader, da Picchi, ma anche lo stesso Facchetti, così come Suarez, che arrivò proprio a completare il centrocampo voluto fortemente da Herrera, hai un tuo preferito? Ma io credo Mazzola, perché senza nulla togliere a tutti gli altri grandissimi di quella squadra, questo ragazzo è partito con un nome non pesante, ma pesantissimo sulle spalle, ha fatto molta fatica ed è riuscito a dimostrare di essere grande come suo padre. Lo racconta la storia dell'Inter, lo racconta la fedeltà all'Inter, lo raccontano i suoi gol, il suo modo di essere questo centravanti atipico, questo falso centravanti che adesso tanto si dice in questi anni, esatto, adesso sembra una scoperta di adesso, sì, ma forse credo che il calcio è un po' come il giornalismo, tutto è già stato scoperto, tutto è già stato detto, sì, adesso stiamo solo cercando di riscrivere determinate cose, ma la vera storia c'è stata.
Questo non perché uno deve sempre guardare il passato, ma perché deve comunque ricordarsela sempre. Bravissimo. Grazie Marco per essere grazie stato con noi. Ciao Marco. Grazie Marco, grazie. Un saluto. Prossima. Ciao, ci vediamo presto in studio. Ciao. Immaginare cosa potessero essere i campi sudamericani allora, sì, senza tutta la cassa di risonanza mediatica che c'è oggi, no, attualmente. Nessuna tutela. Mio papà mi raccontava, mio papà era un grande interista, insomma, che mi ha iniziato il calcio, che veramente gli stadi argentini erano qualcosa di terrificante, cioè andare una a giocare, ma questo rena. La riprova del fatto che oltre ad avere 11 grandissimi campioni, c'erano 11 uomini con degli attributi enormi, insomma, c'era il clima di intimidazione, questo è il termine esatto, giusto. L'intimidazione iniziava non tanto in campo, ma alla vigilia, in albergo, al momento della chiama, la notte prima. Come la chiama è quella quando Mazzola, Sandro, Mario Corso, cioè, con l'altro si faceva così, no? Gli spogliatoi al momento anche della chiama già c'era, sentivi questa cappa. Io non ero in quegli spogliatoi, ma ho parlato tanto con Mario, ho parlato tanto con Sandrino Mazzola, che è anche mio concittadino monzese, quindi, nel sottopassaggio. Ciao Sandro. Cosa succedeva? L'intimidazione cominciava nei giorni precedenti, alla vigilia, poi nell'albergo, poi nel tratto che ti conduceva dallo spogliatoio all'ingresso sul campo. Quindi, e questi ragazzi qui, che rimangono sempre ragazzi, no? Questi ragazzi che adesso ricordiamo dopo 50 avevano anni, una grande personalità. Erano degli spartani, per diciamolo. Reggere a queste pressioni, quelle di oggi fanno ridere, oggi sono mille telecamere. Bravo. Se tu dai, se io do un buffetto di fianco, mi danno tre giornate, mi davano un cazzotto. Erano degli spartani. Tra pochissimo facciamo questo piccolo regalo di rivedere con la telecronaca, no, di Carosio. Quei due minuti del gol più il trionfalismo, anche un tutto un altro tipo di diciamo di telecronache, non quelle gridate bravo, di questi fuori tempi. Classe anche lì. Fuori classe anche lì. Come erano soporiferi i cronisti di una volta, ma che telecronisti paludati, persone intanto che usavano una terminologia perfetta, no? Avevano i tempi giusti e non urlavano e non erano intanto omologati, ognuno aveva la sua personalità. Martellini una, Pizzullata, Carogenata. Tra un po' Giancarlo lo sentiamo. Prima no, ma adesso sento tutti. Numero! Uno stoppa normalmente una roba che io sto merendo. Incredibile, no? Numero incredibile. Sì, cioè, sì. Quante cose incredibili ci sono ogni partita? Una massima. Ma con questi, questi iperboli, non mi veniva. Queste iperboli hanno rotto le scatole a tutti. Sono d'accordo. Francesco, tu hai un particolare ricordo di qualcuno, non perché l'hai vissuti, però per come te l'hanno raccontati. Perfetto. Di questi giocatori della grande Inter, non so, ma poi non per forza ricordare un giocatore, ma un qualcosa che ti ha fatto rivivere il tifo pensando a quella che era stata la prima grande Inter. Guarda, io volevo proprio aggiungere una cosa, perché mi è capitato, come è capitato a tutti quanti noi, di leggere le varie biografie che si sono consumate sulla vita, per esempio, di Xavier Zanetti. Xavier Zanetti è uno di quelli che ricorda spesso questa sfida fra l'Independiente, che credo essere tra l'altro la sua squadra del cuore, e l'Inter. Per dire cosa, nonostante quel 73. Clima di 73, sì. Quindi un po' più giovane. Sì, è vero, però ricordano ancora di quella sì, sfida epica, per dire che nonostante il clima di intimidazione, quando ci sono squadre come l'Inter che scrivono capitoli di storia calcistica, alla fine rimangono nell'immaginario collettivo, certo, anche di quelle persone che hanno provato astio, se non odio, nei confronti della squadra dell'Inter, tanto da poi venire a giocare nell'Inter ricordando che cos'era quell'Inter lì che sfidò il suo Independiente. Certo. Perché nell'Inter del triplete, per esempio, no, per fare un parallelo, no, un scusa, po' ardito non con l'ho capito Mourinho. Bene. Besano, non ho capito l'Inter bene. L'Inter del triplete. Triplete? Ah no, scusa, non avevo capito bene. Sai. Quell'Inter, vanamente parte della critica e parte anche di partigiani schierati, no? Quell'Inter ha tentato vanamente di ridimensionarla, di trovare dei presunti favoritismi, eccetera, eccetera. Però quell'Inter di Mourinho, fra 50 anni, verrà giustamente ricordato come adesso stiamo come ricordando questa Inter. Ti chiedo un paragone, ieri ci faceva al telefono Roberto Boninsegna, però dopo il nostro audio, scusate, lui diceva tra i giocatori che sono oggi all'Inter c'è il nostro numero 10 che potrebbe in futuro diventare qualcosa di simile a quel numero 8. Cioè Sandrino Mazzola. Non lo sarà mai, nel senso che non proprio perché. No, volevo saperlo dopo il filmato, così ci godiamo così questo gol con la telecronaca che tu dicevi sobria, però del maestro il ritmo, i ritmi grande, giusti, Carosio, comunque di un'altra epoca, godiamoci questo filmato breve e anche i toni giustamente trionfalistici per la prima squadra italiana a salire in vetta al mondo.
nel gioco del calcio. Questa voce meravigliosa. Quarto minuto del secondo tempo supplementare. Domenghini, Peiro, resiste alla carica, vantaggio, passaggio a Milani, Corso si piazza a sinistra, Corso troppo alto, Peiro, rete, Internazionale 1, Indipendente 0, ha segnato Corso. Ripetiamo, ha segnato Corso. Internazionale 1, Indipendiente 0. Sesto minuto del secondo tempo supplementare. Sono i momenti più lunghi, sembrano eterni, questi che stanno portando alla conclusione del secondo tempo supplementare. Sembrano un'eternità. Ecco l'azione di Bernau. La rovesciata, gioco pericoloso. Al nostro cronometro mancano circa 4 minuti alla conclusione della gara. Una finta di Corso mette in azione Milani. Milani ancora un po'. Gli ha deviato in calcio d'angolo la staffilata Santoro. Un minuto al termine. Qualche sgocciolo ancora di partita, consultazione di cronometri e trionfo dell'Internazionale che per la prima volta per una squadra italiana fa venire il titolo mondiale in Italia. Onore al merito e felicitazioni vivissime ai giocatori, ai dirigenti, a soprattutto Moratti e all'allenatore Herrera. Onore al merito quindi ai primi trionfatori italiani. Ti è piaciuta Giancarlo? Certo. Com'è stato rivivere quel momento Giancarlo? Un esempio, beh, adesso è molto lontano. Adesso però vedendo queste immagini io lo so che è banale. Dite quello che volete a casa, cosa devo dire? Io mi sono, ho la lacrimuccia in tasca, io mi sono commosso perché vuol dire ritornare a quando avevi 20 anni, 21 anni, seguivi il calcio con una particolare partecipazione ed emozione. Poi era difficile trovare. Io vi ringrazio per questo, tutti i giorni, gli interisti che adesso stanno seguendoci, soprattutto di una certa età, dovrebbero avere il fazzolettino pronto. No, io intanto li invito. Invitiamoli a chiamarli, dopo Michele, per rivivere con noi questo bel ricordo, ma anche poi per affrontare tutto, certo, il presente di cui parleremo. Non ci siamo dimenticati del Cagliari tra poco. Assolutamente, no, ricordo subito il nostro numero di telefono che è lo 02 33 21 34 67 e vi ricordo anche che come sempre potete scriverci un'email andando sul nostro sito vicino ai contatti e scriverci a diretta@intertv.it ed interagire anche con noi, Michele, sulla nostra pagina Facebook intertv.it tramite messaggi di posta che verranno poi letti qui insieme. Intanto Giancarlo c'era debitore di un possibile paragone nel futuro. Mazzola, sì, può essere il viatico per la carriera di Kovacic, o non sarà mai un attaccante Kovacic? No. Intanto sono molto diversi nei ruoli. Kovacic non sarà mai una punta, no, grazie a Dio lo stanno costruendo pian piano perché il suo curriculum, il suo palmarès anche giovanile era impressionante. Forse Mazzola quando ha giocato più indietro. Kovacic intanto, se tu vai a vedere anche il suo palmarès, non ha mai fatto tanti gol. No, adesso è iniziato. Sta imparando a fare il gol adesso che lo hanno, finalmente ha capito che con quel dribbling deve puntare, saltare e tirare. E forse adesso farà qualche gol in più, anzi ha cominciato a fare, ne ha fatti tre addirittura. Ah, ecco, non potrà mai essere come Sandrino, no, Mazzola, perché Mazzola era molto più punta rispetto a lui. Sì. Forse aveva un'accelerazione Mazzola fantastica e un tiro secco. Attenzione, non fatevi ingannare dal fisichino, no, di Mazzola. Certo. Mazzola aveva due leve lunghissime, aveva un toracino non da centravanti ma da mezzala, aveva queste lunghe leve. E soprattutto Mazzola aveva un calciava destro sinistro con grande precisione, grande forza, ripeto, nonostante l'apparenza, indifferente. E aveva una cosa particolarissima, un'escursione, devo farmi capire, un'escursione piede palla
molto breve, breve e rapida. Allora lui partiva palla al piede, tipo Ronaldo, Luis Nazario, per sì, la teneva, magari teneva la palla a una spanna, due al massimo. Quando c'era da calciare non aveva bisogno, come Gigi Riva per esempio, di prendere la falcata, di aprire il busto, di aprire, di predisporre il busto, aprire il compasso e calciare. Se riusciva a calciare Riva ti spaccava la rete. Mazzola non aveva bisogno. Mazzola con le sue rapidissime movenze faceva questa corsa imprendibile, si liberava e appena vedeva uno spiraglio, appena calciava era un mamba, tu eri già morto, facevi cinque passi, scusate, riesci, perché lui calciava. No, volevo dire solo una cosa, se mi permetti, in 20 secondi, scusami Giancarlo, però io sono d'accordo, ma forse questo è all'inizio della carriera di Sandrino, perché poi col tempo Mazzola, secondo me, ha iniziato ad essere un po' più vicino, ovviamente parlare diciamo di calciatori simili mi sembra un po' un azzardo, però si è avvicinato un po' come più, posizione da arretrato, no? Al ruolo attuale di Kovacic. Sì, è vero. Però noi dobbiamo andare, scusate, in pubblicità, però volevo chiedere, scusate un attimo, devo andare in pubblicità, però volevo chiedere se riesce a condensare 30 secondi, altrimenti dopo, a Maurizio, che era piccolissimo, se si ricorda quel settembre di queste tre partite. Io mi ricordo tutto, anche perché andavo, ma mi ricordo quel gol spettacolare che fece col Vasas. Allora, quello che non tirava mai. Mazzola, che scartò, non tirava mai. Maradona scartò 4-5 uomini, lui scartò 20 volte. Ma poi non tirava mai. Poi tornava indietro e continuava a scartare. E poi fece gol con noi che gridavi, tira! E poi tira. Volevo dire l'ultima cosa, che per me da sempre il contropiede è il gioco più spettacolare che esista. Dillo agli sprovveduti di oggi. Ma veramente, altro che ripartenza, contropiede. Stop. Quindi paladino del contropiede il nostro Maurizio, continueremo a parlare di questo. Intanto ci prendono un po' in giro, no, da casa, c'è chi dice che siamo tutti più belli e più giovani perché ci sei tu, Tiziana, soprattutto a Giancarlo gli danno quanti anni? Ringiovanito di 20 anni. 20 anni. Giancarlo. Grazie, è vero, quindi... perché sto bene, grazie. Perché non viste di... ho passato 6 mesi che è meglio dimenticare. Ringraziamo comunque per tutti i complimenti anche per noi. I nostri amici, ci fermiamo per la pubblicità, breve notiziario e poi sempre qui ad Obiettivo. Con l'attualità, torniamo a noi, al 2014. Ai nostri tempi. NX Hybrid. Welcome to the world of amazing. Scoprilo anche domenica 28. Da qualche anno a questa parte il fenomeno desta un certo stupore, almeno da quando la crisi economica ha concretamente iniziato a piegare consumi e abitudini degli italiani, dunque dal 2008 a questa parte. All'inizio qualcuno si ostinava a osservare l'incongruenza con la classica frase e poi dicono che c'è la crisi. Oggi l'evento procura un misto tra incredulità e fastidio. Ci riferiamo naturalmente alle code, agli applausi e ai canti sfrenati dinanzi agli Apple Store di tutta Italia al momento dell'apertura delle porte alle 8 di questa mattina per accogliere i maniaci dell'iPhone. Da Torino a Roma già dalla giornata di ieri si erano formati code e bivacchi, un rito che si ripete ad ogni uscita del melafonino, non solo in Italia. Empoli, una città in ginocchio. Il tornado che si è abbattuto sulla città in provincia di Firenze ha lasciato dietro di sé una scia di danni, non solo per l'agricoltura, ma anche e soprattutto per la salute stessa dei cittadini. L'Eternit è stato portato via dai tetti e sparso per tutto il territorio. Solo nella giornata di martedì 23 settembre ne sono stati portati via 270 quintali, secondo il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Proprio in questi giorni è infatti in atto la raccolta dei materiali contenenti amianto, che sta avvenendo con tutte le possibili precauzioni da parte degli organi competenti al fine di ridurre i rischi di esposizione per la popolazione a fibre libere di amianto. Importantissimi i campionamenti in prossimità di aree abitate interessate dalla presenza di frammenti di materiali contenenti amianto. Se gli esiti, pur rappresentativi solo della giornata e dell'area di monitoraggio, indicheranno valori superiori a quelli previsti, saranno valutate ulteriori azioni di pulizia e o rimozione.
L'amministrazione comunale con la Fondazione Musazzi del Museo di Parabiago ha voluto onorare in maniera sensibile il 200° anniversario della morte di questo nostro grande concittadino che si chiama Giuseppe Maggiolini, il più grande.